una serata l'hai vista, per no, forza. No, 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 io no, 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 io sono qua a Sanremo e mi sono posto come obbligo di non vederla. Ho inventato tutti i voti delle pagelle, diciamolo. No, no, li ho tirati, no, così a casaccio. Li ho visti i tuoi voti. Allora, dunque, che dire, strana serata, ovviamente, nel senso che io ero, credo, alla fine sai che era l'unico spettatore maschio, ero io. Sì, non è male. Hai applaudito un sacco, però, si sentiva. Sì, c'era nella avevamo questo gabbiotto delle due, eravamo io a Stoccolma, e Andrea Logu in questa sessione paradossale, perché eravamo gli unici tre spettatori di fatto, sebbene ingabbiati in questa platea vuota, che faceva effettivamente un certo effetto. Senti, ma ti sono piaciute le canzoni? Allora, io direi che la media secondo me è quasi tutta sufficiente, cioè canzoni veramente brutte quest'anno, cioè da 5 vero non ce ne sono. Tu sei stato molto generoso. Ma io sono sempre generoso. Insomma, no, ce ne sono, per esempio quella di Arisa, insomma, ma anche la di Annalisa, alla fine ho trovato lei molto brava, però insomma la canzone è un po' freddina, diciamo così. Sì, eh? Sì, è una canzone qualsiasi, diciamo, però insomma, però il livello è vero che è alto, ma del resto questo era già sulla carta, cioè c'è un cast che a Sanremo non c'è mai stato, no? Per cui insomma è legittimo. Io devo dire che invece se c'è casomai un po' di delusione è perché hanno fatto anche tutti questi giovani delle scelte convenzionali, tutto sommato, cioè Fasma, Fulminacci, sono anche delle canzoni buone, più che da sufficienza, alcuni forse anche qualcosa in più, però non sono... Vabbè, cazzo, di la verità, ti sì. Mancano i ricchi e poveri. Dai, cioè io lo capisco, tu quello che vuoi dire, quello che vuoi arrivare a dire è che ti mancano i ricchi e poveri. No, mi aspettavo da questa vastissima schiera di giovani, che è una vera rivoluzione, pensavo, sì. Mi aspettavo un po' più di fantasia, però comunque il livello assolutamente, ovviamente, è mediamente... più buono forse di qualsiasi altra edizione, direi. Sì, direi di sì, secondo me la media è molto elevata ed è divertente alla fine anche il fatto che la montagna abbia partorito un topolino, cioè che noi aspettavamo chissà che da questa prima serata clamorosa, rivoluzionaria, sì. Senza pubblico, tutto diverso, sì. Tutto cambiato, sì, e sì. Invece cambiato niente, è il solito festival, né più né meno, anzi, sì. Musicalmente diverso, ma come spettacolo è proprio il solito festival. Sì, è vero, forse perché forse avevamo pensato che l'handicap della mancanza di pubblico potesse far pensare a un circo ancora più, invece no, anche gli ospiti, per carità, Bertè tutta la vita, ma certo la Bertè è comunque un personaggio abbastanza comune in televisione, si vede molto spesso, quindi non era una sorpresa enorme. Diodato era un po', come dire, doveroso, telefonata poi, però giusta, ci stava anche, però l'apertura doveva essere con, credo, con ospiti deve essere già non al telefono, deve essere lì forse, no? Morandi. Dunque, vi faccio notare che io sono perfettamente in linea con il look di i nostri, come dire, artisti in scena, chi è venuto con le parrucche, chi con, sì, i trucchi, chi non le... Io ho qualcosa di frufru, tu invece sei proprio che hai il microfono, però come vedi fa un po' di non è male. Tu invece niente, proprio il festival non ti ha mosso nulla proprio, cioè, anzi sei pure un po', come dire, è monotono, che è stato un po' di vivacità, ci vuole, sì, per questa seconda serata come ti vestirai? Sono curioso. Io perché l'outfit io lo tengo per la sera, invece il giorno sono vestito, però quindi, guarda, mi stai provocando, sì, domani metterò qualcosa. Ma la concorrenza con le due ragazze com'è? È spietata, voi capite, insomma, è una roba implacabile, non lo so, ma neanche con Petro, diciamo la verità, cioè sarebbe sbagliato, cerco di essere dignitoso, non so come dire, di fare una figura appena appena dignitosa. Senti, l'ultima cosa per concludere. La seconda serata secondo te sarà meglio o peggio della prima? Cosa ti aspetti? Bella domanda, bella domanda. Guarda, non lo so. Dato che hai visto qualcosa delle prove, no? Quindi le canzoni le hai sentite, le canzoni provate, le ho sentite tutte. Allora ci saranno altre sorprese positive, per esempio la rappresentante di lista è Willy Peyote, sono due pezzi facciamo molto, il tifo. Molto mm-hmm. forti, e ecco, quelli sulla carta lo erano, ma lo sono anche di fatto, direi loro soprattutto questa sera, però anche stasera ci sarà, certo c'era Oriettona, a me la canzone Orietta con tutto, ma non porta un pezzo punk, non è, no, non c'è arrivata, no, porta proprio quello che, come dire, porta la quota Orietta Berti, non è una grande canzone, peccato per cui poi, per carità, c'è tutta la simpatia per lei, ma insomma non possiamo aspettarci una grande canzone, però comunque il livello sarà mediamente buono anche stasera. Allora, ci vediamo domani? Certo. Mi vieni a trovare qua? Veramente mi devo vestire. No, dai. Ma se io ho qui. Potresti lacrimare sangue, che ne so, una cosa semplice. Ok, passo al negozio dei trucchi, qualcosa. Qualcosa, scusate, cosa ha comprato chi nel lavoro? Lo voglio anch'io. Non è mai.